Buongiorno, buongiornissimo ragazzi, è forse la prima volta che vi faccio vedere il mio acquario finito, perché forse avevamo fatto un video, o neanche, perché in realtà questa cosa è nata tutta un po' così, ero con una mia collega, ormai l'acquario ce l'ho da 4-5 mesi, 4 mesi forse. Ero con la mia collega e da un sacco di tempo io che volevo comprarmi un acquario. Però tipo i miei non volevano mai, e anche stavolta in realtà non volevano. Mi hanno detto mi raccomando no, un sacco di volte, perché noi quando ero piccolo i miei già ce l'avevano un acquario più o meno di questo stesso litraggio, e mia mamma si era stancata poi di vedere i pesci, le cose, più che altro perché non lo tenevamo in cucina, quindi a volte i pesci cioè cagavano mentre ovviamente si era lì a mangiare, scusate il francesismo, e quindi a mia mamma dava fastidio, non gli piaceva, e niente, quindi a mia mamma insomma non piaceva, quindi io ho deciso di riprovarci. E niente, con la mia collega gli faccio, niente, che dire, se mi arriva un bello stipendio andiamo a prenderci l'acquario. E così è stato. L'unica cosa che rimpiango, ragazzi, è di aver preso un acquario troppo piccolo. Il mio è da 46 litri e è piccino. Cioè, nel senso, ci sta per chi deve imparare, chi deve fare, eccetera, eccetera. Io sono il primo, quindi nel senso magari è anche giusto per adesso così. Anche avere meno spazio, o comunque tra virgolette in maniera più economica andare a spendere un po' di meno, anche perché voglio dire, non lo sai, magari è una cosa a cui non riesci a starci dietro, magari è una cosa che richiede tanto tempo, per quanto strano possa sembrare, sì, ha bisogno di molta attenzione, e quindi magari uno si stufa, magari scopre che non gli piace, e quindi sì, cazzi, magari almeno va di culo che almeno hai speso poco. E niente, quindi avrei voluto però prenderlo un pochino più grosso. Per quanto riguarda il tempo e queste cose così, come ben sapete, io sono abbastanza impegnato, perché oltre che lavorare altrove, che quindi da poco ho cambiato lavoro, non lavoro più al Mac ma lavoro altrove, e vi farò un video a parte, ancora non ve lo svelerò, sono anche un piercer, quindi ho molte fasce orarie impegnate, molte nel pomeriggio, molte nella mattinata. Di conseguenza, anche solo a partire dalla luce dell'acquario, in media deve essere accesa dalle 8, 9, massimo 10 ore, non troppo, perché sennò poi inizia a generare alghe e cose varie. Fatto sta che, vabbè, recentemente ho avuto anche un piccolo problemino, perché ho cambiato l'acqua con troppa acqua osmotica e mi sono morti praticamente tutti i neon. Avevo 8 neon, magari vi lascio un video se riesco a trovarlo, di quando avevo l'acquario prima, che ci fossero tutti i pesci nel senso. Avevo 8 neon, 3 scalari e il pesce pulitore da fondo, che non mi ricordo il suo nome specifico, cioè quello da vetro e fondo, e poi anche i corridoras, che in realtà poi ne ho introdotti altri. In totale ho 4 corridoras, adesso 2 scalari e un neon, poverino che è rimasto da solo, e quello da vetro. E niente, ho avuto qualche problemino, appunto, anche perché sono all'inizio, quindi molte cose non le so, le sto ancora imparando, eccetera eccetera. Ma comunque, per imparare di più, cioè per avere più controllo in queste cose, che fosse anche la luce o più avanti quando andrò a introdurre anche la CO2, ho deciso di fare un piccolo acquisto su Amazon. Ok, andiamo. Quindi adesso lo andiamo a aprire insieme, perché ho comprato appunto la ciabatta smart per aiutarmi nelle accensioni, perché io appunto, come vi ho detto, lavoro tanto nel pomeriggio, quindi capita che magari faccio il pomeriggio e lavoro dalle 14.30 alle 22.30, quindi capite che io, oltre al fattore che ovviamente do partire prima di casa eccetera eccetera, io non posso tenere anche già solo la luce accesa tutte quelle ore.
oltre al fatto che tipo adesso sono appena tornato al mare, che sono stato 3 giorni al mare, sì che c'erano i miei in casa, quindi sono loro che se ne sono occupati. Però qualora fosse, rimane anche molto più indipendente. Allora, quello che c'è all'interno del pacco è questo, perché ovviamente oltre che la ciabatta smart ho comprato anche 2 cosette appunto per le piante, essendo che ancora non ho la CO2. A parte che ho comprato anche questo, che questo dovrebbe essere una sorta di CO2 liquida da mettere in acquario, non so se mette a fuoco in realtà. Ho comprato anche questi, che sono i nutrienti delle piante. Ok, adesso si va a fuoco. Ho comprato anche questi, che sono i nutrienti delle piante, che uno si utilizza settimanalmente e l'altro mensilmente. Ok? E quindi adesso questi dopo me li dovrò leggere attentamente e capire come funzionano. Ma per ora li mettiamo da parte, magari poi ve ne parlo in un video a parte per farvi sapere come mi sono trovato. E l'altra è questa, la ciabatta smart, che ragazzi costa un fottio, però ne vale la pena. Tra l'altro l'avevo visto su un video di un'altra youtuber, acquariofila, e era anche lei l'aveva presa su Amazon, però lo stesso suo modello non l'ho più trovato su Amazon. Quindi questo dovrebbe essere un modello molto 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 simile. Guardate che figa. Qua ci inserite le varie prese, anche le prese USB. E niente, adesso la vado un attimo a montare. L'unica pecca è questa. Io non mi aspettavo che avesse questo attacco, quindi adesso devo vedere se riesco a aggiustarmi in una maniera o nell'altra. Ci vediamo tra poco. E riaccoci qua, buongiornissimo. Allora, io ho scaricato tutto, ho avuto qualche complicanza nel connettere la ciabatta, ma perché ho qualche problema mentale, mia colpa. E eccoci qua. Quindi questo è attivato da lui. Qui appunto ho il suo telecomandino, diciamo. Adesso devo andare a cambiare i nomi qua, in modo tale di impostare ogni tasto della corrente, così da sapere cosa spegnere e cosa accendere, perché non è che magari poi penso di spegnere la luce e gli spengo il filtro. È un po' critica. Quindi mi colletto tutto qui e direttamente qua puoi decidere se spegnere o accendere tutto, quindi con il primo tasto. E infatti mi ha spento tutto, luce però anche filtro, tutto. Oppure qua di fianco ci sono i bottoncini così, e appunto vai a spegnere quello che più ti interessa. Ok ragazzi, ho rinominato tutto quanto. Quindi al primo abbiamo la luce spenta, accesa. Poi sotto la pompa dell'acquario, che ovviamente adesso non la vado a spegnere. Poi ho il riscaldatore e l'aereatore. Che l'aereatore adesso in questo caso non ce l'ho, però quando andrò a inserire la CO2, se non dovessi avere la girella per chiudere e aprire i tubi, li metto l'aereatore la notte, così fa evaporare la CO2 e di conseguenza non porterebbe problematiche. In ogni caso, nella luce dell'acquario vado a inserire proprio il tempo. Vedete, c'è questa parte qua dove proprio vi fa inserire il tempo, quindi l'ora in cui volete accendere le cose. Quindi lo inseriamo e mettiamo che vada su on tutti i giorni alle 12, e che mentre vada su off tutti i giorni, ovviamente, alle 20:30. Ok, qua ho impostato la mia scheda tecnica, quindi adesso in realtà la posso spegnere appena finisco di registrare il video. E niente, è stato un video molto impegnativo, non so se da laggiù si vede bene il mio acquario, abbastanza carino, anche se le piante hanno qualche problemino, appunto perché ho avuto dei problemini sia con l'acqua che con la potazione, che sicuramente non le ho potate correttamente, e anche con la fertilizzazione. Adesso ve lo faccio vedere un pelino da vicino. Eccolo qua, bellissimo. Anche il marimo, che io ne vado pazzo, li avevo presi ancora prima dell'acquario perché li avevo scoperti, mi piacevano un sacco.
Quello è l'unico neone rimasto. Poi ho sta noce di cocco bellissima con la Nubias. Questa è la mia femminuccia e questo è il mio maschietto, che una volta hanno deposto anche le uova, ma ne parlerò in un video a parte perché le hanno mangiati. E niente ragazze, da me e l'acquario questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando lasciate un bel mi piace di supporto, un commentino qua sotto, ma soprattutto iscrivetevi al canale attivando le campanelline. Ciao e buona giornata.